Allora, al Gay Family Festival parteciperà anche Baka. Cos'è Baka? Allora, BACA è acronimo di Biker Against Child Abuse, un'organizzazione mondiale contro l'abuso sui bambini. Nasce con l'intento di creare un ambiente sicuro attorno a questi bambini vittime di abusi. Esistiamo come sodalizio di motociclisti per ridare il diritto ai bambini di vivere nel loro mondo senza avere paura. E questo come lo facciamo? Lo facciamo collaborando con i servizi sociali, le questure, tutti gli addetti ai lavori sul territorio a difesa del bambino. E integriamo questi bambini, li portiamo dentro la nostra organizzazione riconosciuta al mondo a fare empower, a ridare la fiducia ai bambini verso gli adulti e fargli capire che non tutti gli adulti che ci sono al mondo sono come gli adulti che gli hanno fatto del male. Noi siamo contro la violenza, ma abbiamo diciamo una bella frase che diciamo sempre: se dovessimo essere l'ultimo ostacolo tra un bambino e un abusatore, saremo quell'ostacolo. Quanto è semplice per voi entrare nel mondo del bambino e viceversa quanto è stato difficile spiegare agli adulti, tra virgolette, senza giubbotto di pelle, che voi siete quelli buoni? Hai detto bene, con i bambini è semplice collaborare, è semplice fare questo. Senza giubbotto di pelle non si potrebbe fare, diciamo, senza il nostro gilet, questa è la nostra divisa. In questo caso, nel nostro caso, l'abito fa il monaco. Lo facciamo in questa veste perché per il bambino siamo come dei cavalieri di una volta, dei supereroi, anche se i veri supereroi per noi sono loro. Questo fa in modo di far riprendere al bambino la fiducia verso l'adulto, perché a volte siamo più brutti, a parte le nostre signore, sono bellissime, a volte siamo più brutti dei loro incubi. Quindi il bambino, dentro la sua psicologia di bambino abusato, dice: se questo adulto che mi aiuta è più brutto del mio incubo, mi posso fidare, sicuramente mi difenderà. I bambini lo capiscono, gli adulti? Gli adulti lo stanno capendo, ci stiamo riuscendo. Non è semplice, ma a noi non piace andare in giro a sbandierare quello che facciamo, non ci facciamo pubblicità, abbiamo comunque un modo low profile di farci conoscere. E piano piano ci riusciremo. Se una famiglia volesse contattarvi, a chi si deve rivolgere? Se una famiglia volesse contattarci, può andare sul nostro sito www.bacaitaly.it. C'è anche una email dove si può scrivere, dove la segreteria nazionale risponderà e indirizzerà alla sede operativa provinciale che ci sono in tutta Italia. Siamo presenti in tutta Italia.